Quasi 10 anni dopo l'uccisione, rimasta impunita, di un celebre capo della malavita americana, Albert Anastasia, abbattuto dai sicari il 25 ottobre 1957 nel negozio da barbiere di un elegante albergo di New York, la procura del Queens ha riaperto il caso. Si cerca di far parlare un altro presunto esponente della malavita, Santo Trafficante, capo della famiglia di Cosa Nostra in Florida. La procura ritiene che Santo Trafficante sappia perché fu ucciso Anastasia e chi furono i mandanti. In un primo tempo, dopo che gli era stata garantita l'immunità, egli si era deciso a rivelare le circostanze che portarono all'omicidio di Anastasia. Ma poi, comparendo davanti al grand jury del Queens, si è chiuso in un assoluto mutismo. La procura giudica ora che sia necessario, al fine delle indagini, guardare più a fondo nelle attività di Trafficante e dei suoi soci, anche perché la sera prima che Anastasia venisse abbattuto, il presunto capo della malavita in Florida cenò con la vittima. L'incontro sarebbe da porre in relazione con il fatto che Santo Trafficante si stava adoperando per organizzare un convegno fra Anastasia e un certo numero di cubani, proprietari e gestori di case da gioco a Cuba. Martedì prossimo Trafficante dovrà presentarsi davanti al Tribunale Penale di Manhattan per difendersi contro l'accusa di offesa alla corte, mossagli per essersi rifiutato di testimoniare. Cianciana, Agrigento, 1886. È qui che nasce Santo Trafficante, che all'età di 18 anni si trasferisce, come tanti suoi compaesani, in America, dove da parecchi anni si era stabilita una folta comunità di ciancianesi. Diventa quasi subito uomo d'onore, entrando nella cosca mafiosa locale. Si sposa con Giuseppina Cacciatore, da cui ha 5 figli: Santo, Frank, Salvatore, Enrico ed Epifanio. Si dedica alle scommesse clandestine e al traffico di alcolici. In quel momento, in città, si fronteggiano due altre gang, quella di Ignazio Antinori e quella di Charlie Charles Wall, il re di Ybor City. Tra le due gang, quella di Antinori e quella di Wall, scoppia una guerra che si protrarrà per 10 anni e si concluderà con la sconfitta di Antinori, ucciso nel 1940 mentre sta sorseggiando un caffè. Due uomini gli arrivano alle spalle e lo colpiscono a colpi di fucile. Sono uomini della Chicago Outfit, che si era vendicata per l'insoddisfacente qualità dei narcotici vendutole da Antinori. Ma dalla morte di Antinori, la gang di Wall non riuscirà a trarne un gran beneficio. Ormai stremata dalla lunga guerra, vede crescere il ruolo di Santo Trafficante Senior, che aveva stretto grossi legami di narcotraffico con le gang di New York di Mangano e Profaci. Trafficante Senior ingloba quel che resta dell'eredità di Antinori e mette in un angolo Wall. È ormai il leader indiscusso della criminalità di Tampa. Aveva acquistato ormai la maggior parte dei racket della città e stava istruendo suo figlio, Santo Trafficante Junior, perché diventasse il suo erede alla guida della famiglia. Da tutti in città veniva considerato un uomo d'affari, poiché era proprietario della più grande fabbrica di sigari di Tampa. Ma la polizia era ormai sulle sue tracce. E a nulla valse per Santo Trafficante l'escamotage di mettere un'altra persona, Salvatore Italiano, come boss di facciata della famiglia. Messo sotto pressione dall'inquisizione del senatore Kefauver e delle testimonianze di Charlie Wall, Santo Trafficante Senior fu costretto a fuggire a Cuba con la maggior parte dei suoi uomini. Per lui non era un problema. Cuba era uno dei cardini del triangolo che Santo Trafficante Senior aveva messo in pista per il narcotraffico. I trafficanti avevano già avviato la loro espansione a Cuba nel 1946. È in quell'anno che Santo Junior viene mandato a gestire i loro casinò a L'Avana. Negli anni seguenti la famiglia trafficante diviene ricca grazie ai lucrosi casinò cubani. Con la fine delle audizioni di Kefauver, i trafficanti tornarono a Tampa, scoprendo che Salvatore Italiano era fuggito in Messico e che Jimmy Lumia aveva assunto la leadership della famiglia a Tampa. Santo Senior non ci pensa due volte, uccide Lumia e si riprende lo scettro della famiglia di Tampa.
Nel 1953 Santo Junior subisce un attentato che lo porta a sospettare del vecchio rivale di famiglia Charlie Wall e lo fa ammazzare 2 anni dopo. Santo Junior fu incriminato diverse volte nel corso degli anni 50, ma fu condannato solo una volta, nel 54, per corruzione, e quella condanna fu ribaltata dalla Corte Suprema della Florida. Santo Senior morì per cause naturali, un cancro al fegato, e suo figlio prese il comando della famiglia criminale. Trafficante fu arrestato di nuovo nel 57 per aver partecipato al famoso summit di Apalachin dei capi mafia in Pennsylvania, ma quelle accuse furono ritirate. Nel 59 la rivoluzione cubana rovesciò il corrotto governo di Batista e il leader ribelle Fidel Castro nazionalizzò le proprietà straniere e chiuse i casinò. Un enorme colpo finanziario per Trafficante, che era secondo solo a Meyer Lansky per l'importanza dei suoi investimenti a La Habana. Trafficante viene arrestato ed è costretto a lasciare l'isola con i suoi uomini, come indesiderato. I semi per il capitolo storico più interessante di Trafficante erano stati piantati, poiché il mafioso avrebbe continuato ad avere una relazione stabile con la CIA in uno sforzo continuo per assassinare Castro. L'ex agente dell'FBI Robert Mahao di Las Vegas era uno dei principali intermediari di Trafficante. Il mafioso Johnny Rosselli, che lavorava sia per Trafficante che per la Chicago Outfit, era un altro associato coinvolto negli sforzi infruttuosi per uccidere Castro. E secondo alcune biografie, era l'uomo che mise Trafficante e Giancana insieme a Mahao. Era l'operazione Mongoose. 2 ottobre 1966. Dopo aver risposto a tutte le domande della grande giuria del Tribunale del Queens, dando solo nome e cognome, 5 presunti leaders di Cosa Nostra sono ritornati al ristorante La Stella di Forest Hills e hanno ripreso il pranzo interrotto lo scorso 22 settembre, quando assieme ad altri 8 colleghi furono arrestati nel corso del piccolo convegno di Apalachin. La fotografia, che li riproduce sorridenti intorno ad una tavola riccamente imbandita, con i bicchieri alzati mentre brindano, è stamane su tutta la prima pagina del popolare Daily News. Santo Trafficante, già ritenuto supervisore del gioco d'azzardo di Cuba prima dell'avvento di Fidel Castro, è stato il primo ad alzare il bicchiere, dando il via a 4 brindisi, non appena un altro dei commensali ha detto ad alta voce: «Perché non ci arrestano di nuovo, dal momento che anche oggi stiamo mangiando nello stesso ristorante?» Il banchetto sembrava organizzato in segno di protesta contro il precedente intervento della polizia. I 13 partecipanti al piccolo convegno di Apalachin, così definito dalla stampa per una più grossa riunione della malavita tenutasi nel 57 nella stessa Apalachin, non sono stati accusati di nessun reato. Essi sono stati trattenuti per una notte come material witness, testimoni di importanza capitale, e rilasciati sotto forte cauzione, complessivamente $1.300.000, con l'obbligo di presentarsi a testimoniare davanti alla grande giuria di Queens, incaricata dell'inchiesta. 5 di loro, accompagnati dai loro rispettivi legali, si sono presentati ieri mattina in tribunale. Vi erano già stati convocati tutti e 13 la settimana scorsa, ma una telefonata anonima in cui si avvertiva che una bomba stava per scoppiare in aula aveva indotto a rinviare l'udienza. Appena la grande giuria ha aggiornato ieri la sessione del mattino, i 5 presunti leader di Cosa Nostra saltavano in 2 tassi in compagnia degli avvocati Jack Wasserman e Frank Pagano e si recavano al ristorante La Stella. Prima di lasciare il tribunale, essi non avevano mancato di dire ad alcuni funzionari di polizia di seguirli se lo gradivano al ristorante, ma questi hanno declinato l'invito. Ad eccezione di 2 agenti in borghese che hanno mangiato ad un tavolo accanto, gli altri clienti del ristorante La Stella ignoravano o hanno fatto finta di ignorare la presenza dei 5 leader di Cosa Nostra. I 5 commensali avevano l'aspetto di uomini d'affari che hanno avuto un certo successo, ben vestiti, ben rasati e con le mani curate. Qualcuno ha chiesto al cuoco Antonio se sapeva chi fossero. Antonio ha tagliato corto: «Io cucino, non guardo in giro». Dopo aver pagato e lasciato la mancia, la comitiva ha lasciato il ristorante per tornare in tribunale per la sessione pomeridiana. C'è stata una sola spiegazione: alla Stella si mangia bene.
Giancarlo venne assassinato poi in casa sua. Rosselli venne trovato dentro un barile. Trafficante invece morì nel 1987 di morte naturale per una malattia cardiaca nell'ospedale di Houston. Nel gennaio 1992 il New York Post sostenne che Trafficante, Jimmy Hoffa e Carlos Marcello erano tutti coinvolti nell'assassinio del presidente John Fitzgerald Kennedy. Frank Ragano disse: poco prima che Kennedy venisse assassinato il 22 novembre 63, Jack Ruby si mise in contatto con Trafficante e un altro leader mafioso, Carlos Marcello, per un problema che stava avendo con l'American Guild of Variety Artists. Tuttavia la commissione Warren non riuscì a trovare alcun collegamento diretto tra Trafficante e Ruby, concludendo che Oswald aveva agito da solo. Ma la collaborazione tra Trafficante e la CIA continuò e venne coinvolto anche nell'affare Iran-Contra. Frank Ragano disse che all'inizio del 63 Hoffa gli aveva detto di portare un messaggio a Trafficante e Marcello riguardo un piano per uccidere Kennedy. L'avvocato Frank Ragano, nella sua autobiografia Mob Lawyer del 94, ha aggiunto che nel luglio 63 fu nuovamente mandato a New Orleans da Hoffa per incontrare Trafficante e Carlos Marcello riguardo ai piani per uccidere il presidente Kennedy. Quando Kennedy fu ucciso, Hoffa apparentemente disse a Ragano: te l'avevo detto che ce l'avresti fatta, non dimenticherò mai quello che Carlos e Santos hanno fatto per me. Aggiunse: questo significa che Bobby è fuori come procuratore generale. Marcello disse poi a Ragano: quando vedi Jimmy, digli che è in debito con me e che mi deve un grosso favore.